La cultura, i beni culturali, l'ambiente sono beni primari per il nostro paese e noi pensiamo che puntando su queste aree, su queste attività, si possa anche uscire dalla crisi in tempi più brevi. Abbiamo ancora un saldo negativo nelle attese di 27 milioni di euro, mentre il Louvre fa l'accordo con Abu Dhabi per una cifra di quasi un miliardo di dollari. Noi abbiamo un sistema italiano che non riesce a completare. Non si riesce a trovare per gli Uffizi di Firenze circa 27 milioni di euro. Si troveranno sicuramente. È una delle cose che deve essere fatta, è un prospetto che merita la nostra attenzione. Col presidente di Florence, la Fondazione Florence Gentile, ha detto che la loggia di Sozzaki va completata. È un progetto che ormai ha parecchi anni alle spalle e c'è una parte consistente sia dei fiorentini sia degli italiani che si augura che venga compiuto, ma ci sono anche, come ci sono stati finora, pareri diversi. Io ricordo polemiche, non ricordo un dibattito culturale.